minorenne volevano l'auto del padre per compiere rapine. Di fronte al suo no l'hanno pestato. In carcere due ventenni e i tre complici. Profughi ancora a causa accoglienza. 20 nuovi arrivati ospitati in parrocchia a Paderno. Ipotesi caserme, parlano i trevigiani. Sicurezza in Riviera Santa Margherita. Casugana scrive al prefetto per chiedere un vertice urgente. Servono più controlli. Appalti per la gestione dei rifiuti, 8 indagati dalla finanza, Veritas nel mirino, perquisizioni anche a Preganzioli. Dopo il gran caldo si scatena il maltempo, vicentino e veneziano devastati da grandine e trombe d'aria, frane nel bellunese. Condizionatore in corto causa incendio nella sede dello Spisa alla Montebelluna, le raccomandazioni dei vigili del fuoco. La tragedia del benzinaio che si è tolto la vita per la crisi a Fagarè, il grido di disperazione di una categoria allo stremo. A Castrette traffico in tilt in mattinata per il ribaltamento di un tir di Mangimi, ferito il conducente, carico sull'asfalto. Buonasera da tutta la redazione di TG Treviso. A Dormelle un raid punitivo in piena regola di due figli contro il padre e due suoi amici per rapinarlo dell'auto che doveva essere utilizzata per compiere furti e rapine. La banda di origine romena è stata arrestata. Operaio cinquantenne pestato a sangue dai figli appena ventenni da altri tre complici che con spranghe, mazze e una katana giapponese usata a scopo intimidatorio se la son presa anche con una coppia di amici, padre e figlio, che ospitava il familiare in fuga dai parenti violenti. È accaduto lo scorso 8 giugno a Roncadelle di Ormelle. Un pestaggio violento che ha creato delle fratture, delle micro lacerazioni a organi interni che ha per uno dei tre soggetti aggredito. Ha comportato anche un ricovero per diversi giorni in ospedale. Motivo del raid punitivo, la Fiat Punto del padre che la banda, di Romeni con un trevigiano di Ponte di Piave, pretendeva in prestito perché non conosciuta dalle forze dell'ordine e da utilizzare per furti e rapine. E il padre naturalmente si è rifiutato e per questo motivo ha dovuto subire una violenta aggressione che gli hanno creato dei gravi fisici. Padre, che è una persona che svolge una normale attività di lavoro, che si è ben integrata nel contesto sociale di San Polo di Piave, dissentiva dalla condotta dei figli e pertanto da qualche giorno si era anche allontanato dal domicilio che condivideva coi figli stessi. Pestaggio costato la lacerazione di rene e polmone, danni dell'amico 35enne, la rottura di una costola al padre di quest'ultimo, anche egli romeno, e infine la frattura di una mano e al braccio al padre dei due delinquenti. Banda ora in carcere con l'accusa di tentata rapina in concorso con lesioni aggravate. Torniamo sull'emergenza profughi. Nonostante i previsti arrivi dei prossimi giorni, resta il caos accoglienza, il monito alla politica di Donaldo Danieli. Donaldo, sono attesi altri 20 profughi per oggi, li ospiterà lei? Io non lo so, a me non hanno chiesto questi 20 profughi, perché qui, diciamo, la capienza, sì, potrebbero starci anche loro perché ci sono bagni, docce, adesso è caldo. Io quando metto a disposizione questa sala, vedete anche voi, ci stanno altri 20 brandine. Ma nella Marca anche oggi giornata all'insegna del caos accoglienza. La prefettura non sa dove sistemare gli attesi nuovi arrivi, con il dormitorio di Treviso di Via Pasubio occupato e così per le strutture della diocesi di Vittorio Veneto che ha sistemato i migranti nelle sue strutture Caritas. Al momento la situazione è in fase di stallo con gli edifici che risulterebbero tutti occupati. E mentre dall'ufficio territoriale di governo fanno sapere che sono in preparazione dei nuovi bandi per i privati che volessero ospitare gli immigrati, a cavare le castagne dal fuoco il solito Donaldo che gratuitamente continua a dare ospitalità ai profughi come Ali, che mostra orgoglioso il certificato rilasciatogli dalla questura dopo la prassi di fotosegnalamento. Ah, oui. Contadonera, questura. Allora, ti tranquilli. Per Donaldo l'accoglienza nelle caserme potrebbe essere una valida soluzione. Ma a dire la verità, io penso che sia possibile farlo, però non so tutte le pratiche burocratiche, i laccioli burocratici che hanno per poter mettere a posto, insomma, non è una grande spesa, creare dei bagni, creare delle docce e comprare delle brandine. Insomma, io qui senza mai chiedere niente sono riuscito con i miei parrocchiani a costruire questo palazzetto. E intanto tra i trevigiani ci si interroga sulla validità dell'accoglienza nelle caserme attive. Cosa ne pensa? Potrebbero stare con i militari? Ah, no,
È troppo impegnativa la domanda, scusami. Non rispondo, perché è una roba massa difficile da rispondere. Non si può mettere nelle caserme e poi organizzarli con una programmazione, perché buttarli lì così come fossero dei sacchettini non mi sembra corretto, insomma. Ci stanno arrivando degli altri nel frattempo qui nella Marca. Bisognerebbe organizzarsi. Più giusto sarebbe mandarli in Drio. Basta così. Può essere una buona cosa, penso, immagino che sia così. Perché potrebbe essere una buona cosa? Perché? Perché i militari hanno una certa veste che possono controllare un po' le cose come stanno. Verrebbero anche censiti in questo caso? E in un certo modo sì, per forza di cose, perché queste persone qui hanno bisogno di qualcuno che li segua. Per quanto riguarda le caserme, secondo me è una soluzione giusta. Da Roma, dal Viminale, hanno tacciato il Veneto di essere una regione poco accogliente, in questo caso anche un po' razzista. Beh, non mi sembra, perché qua si sta facendo di tutto per accoglierli e si stanno cercando fino all'ultimo posto disponibile per accoglierli. E voi cosa ne pensate della questione accoglienza? È meglio un hub, cioè un centro di accoglienza permanente alla ex Dogana o alla caserma operativa dei Dominicis a Treviso? A questo dedichiamo il TG Linea Aperta di questa settimana. Profughi alla ex Dogana o alla caserma dei Dominicis? Dite la vostra. Dite la vostra opinione scrivendo come sempre i vostri messaggi via SMS al 340-3218-806 oppure via posta elettronica all'indirizzo redazione @reteveneta.it o ancora lasciandoci i vostri messaggi su Facebook. Ci occupiamo ora di sicurezza. In Riviera Santa Margherita, a Treviso, il vice sindaco Roberto Grigoletto prende carta e penna e scrive al prefetto per chiedere la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza. Siamo stanchi delle condizioni in cui versa la zona, dice. La polizia locale è presente ma servono più controlli. Grigoletto ha inviato in mattinata una richiesta ufficiale al prefetto Maria Augusta Marrosu perché convochi al più presto un vertice. È necessario un intervento mirato che coinvolga tutti i soggetti responsabili della sicurezza. Serve una sinergia tra politica di Stato, carabinieri, polizia locale, di cui il questore deve farsi garante, chiedendo inoltre rinforzi al Ministero. E ora torniamo sul caso del benzinaio di Fagarè che si è tolto la vita ieri a causa della crisi. Parla il responsabile provinciale della categoria che dice la situazione del settore è drammatica. Tenere duro per superare il momento sì, però se un gestore almeno ha il lavaggio o ha un'attività collaterale che comunque soffre della crisi, diciamo che riesce a sopravvivere. Ma un gestore che vende solo carburanti non sopravvive, per cui scoppia. È un grido di disperazione quello che la categoria dei benzinai lancia dopo la tragedia che si è consumata a Fagarè di San Biagio, dove il 69enne Renato Zanotto si è tolto la vita. Problemi economici all'origine di un gesto che il presidente provinciale della GISC, Moreno Parin, preferisce non commentare, ribadendo però lo stato della situazione che il settore sta vivendo. Ma diciamo che al momento è piuttosto drammatica, è una situazione che ormai si trascina da diversi anni. E quel che è peggio è che non c'è nessun tipo di soluzione, almeno non a breve termine. C'è la speranza che riprendano i consumi di carburante, per cui qualche litro in più di vendita potrebbe aiutare, però oggi come oggi la vediamo molto dura. Il problema è dato dalle compagnie petrolifere che in un mercato altamente concorrenziale non sono intervenute a supporto dei gestori pur mantenendo a loro volta comunque buoni guadagni. I nodi da risolvere sono molteplici. Da una parte il legittimo tentativo dei clienti di risparmiare, dall'altro la politica spietata delle compagnie petrolifere. Per esempio il cliente si domanda come mai ci sono prezzi così differenti da un gestore all'altro, dalle pompe bianche ad esempio ai marchi. La cosa è molto banale, c'è chi compra nel libero mercato che quindi ha prezzi concorrenziali e altrettanto può fare ai clienti, e che come gestori e compagnie, come siamo qui adesso, è obbligato a comprare dalla compagnia che lucra in modo incredibile sui prezzi, sfrutta letteralmente il gestore. Con 2 euro di guadagno lordi su 100 euro di carburante, il gestore non va da nessuna parte. Non sono quindi i benzinai a lucrare, dice Parin. La penalizzazione l'ha il cliente con il costo del carburante, ma che paga il conto realmente è il gestore, che è stretto fra l'egoismo delle compagnie e una crisi che comunque colpisce tutti i settori, da noi accentuata proprio per il fatto che abbiamo rapporti con le compagnie petrolifere che sono delle sanguisughe del poco.
Ed ora la notizia di appalti truccati per la gestione dei rifiuti. 8 indagati dalla Finanza e Veritas nel mirino. Perquisizioni anche a Priganzioli. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura veneziana e del Nucleo di Polizia Tributaria delle Fiamme Gialle Lagunari c'è uno dei massimi dirigenti di Veritas, Claudio Ghezzo, responsabile del settore commerciale, delle bonifiche, degli smaltimenti e delle discariche. Per ora possiamo dire con certezza che un dirigente della società municipalizzata veneta che si occupa appunto della gestione del ciclo dei rifiuti era attivo nella Combin con delle società sempre operanti nell'ambito della gestione del rifiuto in tutto il territorio veneto per attribuzione diretta di appalti senza gare o in violazione della normativa sugli appalti. Ma le accuse per il dirigente della società di servizi, di proprietà di una cinquantina di comuni veneti, non si fermano qui. C'è anche l'ipotesi corruttiva e quindi del riconoscimento di una percentuale da parte delle società che vincevano gli appalti, sempre le stesse e note al dirigente, in cambio di questi favori. Oltre a Ghezzo, altre 7 persone risultano indagate nell'inchiesta che prende le mosse da un'operazione compiuta nello scorso anno a carico di un dirigente infedele della Regione Veneto. Le accuse a vario titolo sono di corruzione, turbata alla libertà degli incanti, violazioni della norma sugli appalti e del codice dei rifiuti. È partita nell'ottobre-novembre dell'anno scorso e sta già dando i suoi buoni frutti. Speriamo con le attività di acquisizione documentale di oggi di ottenere nuovi e più importanti elementi per corroborare le tesi di noi inquirenti. Dall'alba sono in corso decine di perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova, Verona e Vicenza. Oltre alla sede centrale di Veritas a Mestre, le Fiamme Gialle stanno passando al setaccio gli uffici di un'altra decina di aziende, alcune delle quali controllate dal colosso veneziano. Un incidente a Castrette questa mattina. La fuga di 2 tredicenni da casa, fermate dalla polizia perché scambiate per 2 ladre. Queste ed altre notizie in breve dalla Marca. Fuga da casa per 2 ragazzine tredicenne di Treviso la scorsa notte. Avvistate intorno alle 22 da alcuni residenti in via Caldibreda, erano state scambiate per delle ladre perché si spostavano lungo la strada facendosi luce con una piccola torcia. All'arrivo della polizia si sono giustificate dicendo che volevano festeggiare il compleanno di una delle 2 con la macchina fotografica avuta in regalo per ritrarsi con dei selfie notturni lungo i binari della stazione. Tra noi ragazzi si usa così agli agenti che le hanno riconsegnate ai rispettivi genitori. Spettacolare incidente questa mattina alle 7 lungo la Postumia a Castrette, all'altezza della rotatoria di fronte allo stabilimento Benetton. Proprio percorrendo la rotonda, un camion della ditta di Mangimi Veronesi ha sbandato, probabilmente per evitare un qualche ostacolo, finendo per ribaltarsi al bordo della carreggiata. Il conducente di 33 anni è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Traffico in tilt con i vigili del fuoco al lavoro per recuperare il carico e rimettere in piedi il mezzo pesante. Sul posto per la viabilità e i rilievi del caso alla polizia locale. Più militari e agenti della polizia per prevenire furti e rapine nelle tabaccherie e nelle rivendite dei generi di Monopoli, sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Federazione Italiana Tabaccai. Da oggi aderisce anche la Marca, firmata infatti questa mattina la convenzione, sottoscritta anche dai responsabili provinciali delle forze di polizia in prefettura. Mezzo milione di euro di danni è la richiesta formulata dalle parti civili nei confronti di Fernando Cadicamo, il maestro 55enne di origini calabresi sospeso dall'insegnamento nell'ottobre scorso, accusato di aver terrorizzato i suoi alunni, tutti ragazzini tra i 6 e i 7 anni. Rinviato a giudizio dal GUP, Bruno Casciarri dovrà presentarsi di fronte al giudice il prossimo 16 maggio per rispondere dell'accusa di maltrattamenti. Parliamo ora del caldo torrido, bruscamente interrotto da una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Veneto. Risparmiata per il momento la Marca, ma forti temporali sono previsti nella notte. Sull'argomento sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli. Diventerà nuovo protagonista l'anticiclone delle Azzorre, che è più tipico di questo periodo, quindi dalle Azzorre si spinge verso di noi, quindi è un anticiclone sempre di bel tempo, però ci invia aria più fresca, diciamo, un po' più temperata, quindi fa terminare quel flusso di aria calda. Avremo condizioni di tempo migliore e soprattutto per domani un abbassamento sensibile delle temperature massime di 5-6 gradi anche, quindi intorno ai 30 gradi. D'altronde questo è il periodo del caldo, quindi dobbiamo abituarci
abituarci. Per quanto riguarda poi a seguire i giorni, abbiamo ancora due giorni di tempo stabile, poi per domenica, tra domenica e lunedì potrebbe arrivare qualche altro impulso di aria un po' più instabile, ma sempre, ripeto, dall'Atlantico, quindi aria diversa, e potrebbe dar vita ancora degli annuvolamenti irregolari, ancora qualche temporale. C'è molta energia nell'atmosfera, l'energia è data dal caldo e in parte dall'umidità, quindi questi impulsi di aria un po' più fresca relativamente, naturalmente sempre aria calda, però questi impulsi di aria fresca mettono in moto, danno, come dire, fuoco alle polveri e quindi provocano temporali un po' su tutta la pianura e forse un po' più forte a ridosso dei rilievi. D'altronde questo cuscino di aria calda che si è adagiato proprio sulla pianura padana e viene scalzato in questo modo, ecco, quindi un modo piuttosto forte, piuttosto intenso, però ripeto, dovrebbero essere veloci anche questa notte, interessarci in parte domani mattina e poi gradualmente il tempo migliorerà. Torniamo ora al gran caldo dei giorni scorsi. Dopo i blackout di ieri pomeriggio in diversi punti della provincia, in serata a Montebelluna un condizionatore in corto ha provocato un principio di incendio nella sede dello Spisal. I vigili del fuoco raccomandano di fare attenzione e utilizzare gli elettrodomestici con accortezza. Le linee elettriche vengono sovraccaricate, e ragion per cui anche nelle abitazioni è opportuno utilizzare in maniera adeguata questi elettrodomestici. Ore 20:30 di ieri sera, via Pellico, Montebelluna, ex INAM, sede dell'Ulsotto. Un condizionatore in cortocircuito, probabilmente per il prolungato utilizzo, ha provocato un principio di incendio nella sala riunioni dello Spisal. Il tempestivo intervento dei pompieri ha contenuto i danni. Il gran caldo delle ultime ore ha mandato in tilt linee elettriche ed elettrodomestici, come conferma l'attività della centrale operativa del 115. Diverse richieste per coinvolgimento di cabine Enel, dove c'erano i principi di incendio, e quindi siamo intervenuti poi mettendo in sicurezza l'area fino all'arrivo del personale tecnico dell'Enel, insomma, ecco, quindi questo fa capire che è un momento, ovviamente dovuto anche al caldo, di un grosso utilizzo di elettrodomestici e probabilmente anche di condizionatori. L'estate è ancora lunga, periodi di caldo intenso ce ne saranno ancora. I vigili del fuoco predicano buon senso tra le mura domestiche. È da evitare di collegare più utenze di elettrodomestici in prese triple, quindi o ciabatte che siano, e queste vadano a sovraccaricare la portata di queste prese. Caldo e vacanze nascondono anche altre insidie, a cominciare dagli incendi all'aperto. Anche il cittadino che è portato a refrigerarsi sotto un boschetto piuttosto che su una pineta deve in qualche maniera avere quelle attenzioni finalizzate a non lasciare per terra cicche di sigarette ancora accese, che possono dar luogo anche queste a dei principi di incendio che poi si evolvono. L'ondata di maltempo che ha flagellato il Veneto nel pomeriggio e poi il nuovo caso di tangenti e appalti truccati sui rifiuti. Si parlerà di questo e tanto altro ancora questa sera a Focus, in studio con il direttore Luigi Bacialli dalle 21:05, Domenico Presti, Rossella Cendron, Teresa D'Avanzo, Ivan Palasgo, Mauro Biolcati e Luciano Sturaro. Come al solito aspettiamo numerosi i vostri sms. Il telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.